Ah, compañeros, finalmente siamo arrivati all'ultimo mondo di Super Mario Land, il gioco creato per il primo Game Boy, quello monocromatico. E siamo arrivati all'ultimo mondo, che è il mondo di Chai, penso che si pronunci così. È un mondo ispirato alla Cina, al mondo orientale. E un po' si capisce anche magari dalla... ma vedi la musica di sottofondo, qua c'è un cinesino, penso. Un mercato cinese che salta, ok. Quando ero piccolo non ho mai superato questo, anzi non ero mai neanche arrivato a questo mondo. Ok. Ma niente. Però se avete notato, quando vi colpisco i cinesi loro diventano piccoli, però dopo un po' si riprendono. Guardate, adesso abbiamo capito davvero perché i cinesi sono così intatti, non muoiono mai. C'è un bullet bill. Mamma mia. E alla fine di questo mondo arriva anche lo scontro con il boss finale. Questo gioco qua, essendo comunque una console con una memoria ridotta rispetto al NES o alla Super Nintendo, ha soltanto 4 mondi anziché 8 come era nella classica saga di Super Mario, se si ricorda. Ha soltanto 4 mondi, però una volta finiti questi 4 mondi, volendo, si può rigiocare il gioco in una versione, diciamo, un po' più difficile, dove aumentano i nemici, le trappole sono più difficili da superare. E finita quella, anche la versione hard mode, modalità difficile, si può giocare scegliendo direttamente dal menu principale. È il livello che si può giocare esattamente come nel primo Super Mario Bros, per chi si ricorda. Ok, mamma mia, questa pianta piranha. Ok, superato. La musica è bellina. Mamma mia, c'è il cinesino. Ok, superato. Un altro cinese. Almeno non finisco più, è davvero ispirata alla Cina qua. Mamma mia, mi ha colpito. Posso dire che ho scritto grande, ok. Ok. Mamma mia. Quanti bullet bill. Ah, non mi ero neanche reso conto che c'era. Un passaggio segreto, ok. No, non posso fare niente, dovrei per forza premere la destra subito appena caduto. Ok, almeno sono scomparsi tutti i nemici della zona. Mamma mia, quanti cinesini! Mi hanno colpito. Mi hanno colpito. No, no, mamma, non posso più fare niente. Ok, passiamo al secondo livello del mondo 4. Ok. No, 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 ho preso subito una vita. Ok. Questo qua è fatto. No, e quello cosa cavolo sarebbe? No, no, no. Penso che sia un'anticipazione della pianta piranha che sputa fuoco che si vede in Super Mario World. Penso sia quello. Questo gioco è uscito un anno prima di Super Mario World, penso che abbiano sperimentato questa tipologia di nemico con questo gioco qua. È solo una mia impressione, una mia idea, cioè non ho prove di quello che dico. Bello, qua posso fare davvero una vita, forse anche due, vediamo se ci riesco, no, due no, ma però sì. Qua non c'è niente, amica. Mamma mia! No, peccato che scoprire. Ah, ecco, finalmente, perché non mi ero reso conto all'inizio che c'era questa possibilità, questa sarà l'alternativa. Ok, finalmente posso sparare. Vieni qui, Koopa Troopa. Ok, scusami tanto, ma l'ho fatta apposta. Ok, questo qua è battuto.
Devo dire che questo qua è un gioco a tempo, se vedete in alto a destra c'è comunque il tempo, però ti danno davvero un sacco di secondi e alla fine i livelli non sono poi così tanto lunghi, perciò davvero uno stupido riuscirebbe a terminare il tempo senza terminare il livello, perciò secondo me è più una variabile inutile che però serve più che altro ad aumentare il numero di punti. Qua ci sono queste trappole di fuoco tipiche di Super Mario Bros 3, però sono state così tutte. Infatti queste qua erano ispirate inizialmente, mamma mia, le trappole di fuoco di Super Mario Bros il primo, però erano anche un po' più lunghe, dunque ti davano meno scampo. Se sbagliavi il tempo di salita era praticamente fatta in senso negativo. Mamma mia! Il serpente, ok, fa tutto con un po' di fortuna. Ok, questo occupa tutto, questo è battuto. Un serpente, mamma mia! Ok. Perfetto. Stiamo per arrivare alla fine di questo livello, dunque arriva soltanto l'ultimo livello dopo lo scontro finale con il boss di quest'area, i Tatanga. Ok, perfetto, ce l'ho fatta. Sono arrivato nell'area in alto e dunque ho diritto a un bonus con 151 secondi di scarto. Ok, 3 vite finalmente. Quest'ultimo livello, come l'ultimo livello del mondo 2, si gioca con un veicolo, questo qua è il Skypop. Non posso prendere fiori di fuoco, però posso sempre sparare. Dunque, livello massimo in questo livello è Mario Bros, ovvero Super Mario, con il super fungo. E la musica è la stessa anche del livello sott'acqua. Quello però mi davo il Marine Pop, questo è lo Skypop, come suggerisce il nome. Questo qua si svolge in giro nell'ambiente dell'Atrium. Sott'acqua. Super fungo. Mamma mia, questi uccellacci. Mamma mia, che cambiano proprio direzione improvvisamente. Ok. No, mamma mia. Ok, va bene. Mamma mia. Ecco, se distruggo, ecco, sono tornato Mario piccolo, però con il super fungo sono tornato immediatamente Mario grosso. Mamma mia, questo livello qua è davvero difficile perché i nemici arrivano all'improvviso e io non li vedo. Comunque questo qua ha lo schermo che va avanti da solo, o con alcuni livelli di Super Mario Bros 3. Ok, qua c'è una classica trappola dei livelli con lo schermo che avanza da solo. Prendi, lasci un po' perché potrebbe arrivare qualche altro nemico. Qua vediamo. No, 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 no. È la trappola che avevamo nei livelli prima. Ok, ecco qua super fungo, sono di nuovo Mario Grosso, ok. Oh mamma mia, queste mani qua fanno una trappola. Eccolo qua il nemico. Penso che questo qua sia questa nuvoletta qua. No, 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 mi ha colpito. Penso che questa nuvola sia Chai. Ok. No, no, ho perso, però ricomincio da qui, ok. Mamma mia, sono Mario Bros adesso. Vedo questa trappola. E ok, fatto. Chai, fatti sotto. Ok. No, mamma mia. Manca ancora qualche colpo e dopo dovrei averlo battuto. Ecco, questo è l'unico nemico che non posso superare semplicemente premendo il bottone. E adesso arriva il mostro, Tatanga. Il boss finale di questo gioco. È lui che ha rapito la principessa Daisy. Mamma mia. Questo è sicuramente un po' più difficile da superare. Ecco, questi proiettili che sparo lui fungono anche da
da scudo, dunque se non lo colpisco direttamente non posso batterlo. Oh, non mi ha colpito, sono Mario Piccolo, però l'ho battuto, finalmente ho battuto Tatanga con 15 vite. Ok, finalmente ho battuto il boss finale, dunque posso finalmente terminare il gameplay. Ecco la vera principessa Daisy. Oh, Daisy, Daisy. Thank you, Mario. Ok. Ecco la classica frase di tutti i giochi Super Mario. Your quest is over. Ovvero l'obiettivo del gioco è stato raggiunto. Ecco la principessa Daisy che è stata salvata dal mondo di Mario, Mario Land. Io prendo un aereo e possono finalmente volare via insieme. Certo che però Mario pensavo fosse fidanzato con la principessa Peach per la prima occasione. Torna nel suo regno Mario Land e fa le corna con la principessa Daisy, che poi diventerà la fidanzata di Luigi. Proprio non è poi un grande eroe Super Mario, se lo vediamo sotto quest'ottica. Comunque, intanto che scorrono i video, i titoli di coda, ringrazio tutti quelli che hanno seguito questo breve però bellissimo gameplay di questo gioco qua, che sicuramente ha fatto la storia mia personale, ma anche la storia di questa saga fortunata che è Super Mario, e anche la storia del Game Boy, perché è uno dei primi giochi pubblicati per il Game Boy, una console portatile, e quando io ero piccolo questa cosa qua è davvero una novità, un po' come la PlayStation 4 in questo momento, che è proprio una grande novità che sembra quasi che arrivi dal mondo della luna. Noi da piccoli ci accontentavamo davvero di pochissimo, tipo Super Mario Land. Ok, dunque questo gioco qua che inizialmente poteva anche uscire insieme al primo Game Boy, però gli sviluppatori hanno deciso di far uscire il primo Game Boy insieme a Tetris, un altro gioco comunque molto famoso. Nonostante questo però Super Mario Land ha venduto tantissimo, è stato apprezzato da chiunque. Grazie dunque per l'attenzione, iscrivetevi al mio canale se non avete fatto, spolliciate il video, vedete anche gli altri video che ho fatto, e forse presto comincerò con Super Mario Land 2. Arrivederci alla prossima mia pubblicazione. Onorevoli visitatori, ciao!